Buongiorno dal TG della TGR Sardegna. Dunque, diminuiscono gli incidenti mortali sul lavoro nell'isola. Nei primi 8 mesi del 2017 le vittime sono passate da 13 a 10. Sale invece il numero degli infortuni. Oggi a Cagliari si celebra la giornata nazionale. Inconcepibile che tra le vittime di infortunio sul lavoro vi siano ragazzi giovanissimi. Queste le parole del capo dello Stato Mattarella al presidente dell'ANMIL. Sentiamo i servizi di Alberto Viazzi e Francesco Riccardi. La ripresa economica in Italia porta anche un aumento degli infortuni sul lavoro. I dati dell'INAIL relativi ai primi 8 mesi del 2017 sono preoccupanti. Purtroppo le denunce sono in aumento nei primi 8 mesi dell'anno, dell'1,3% i dati mortali e del 5,2% gli infortuni sul lavoro. E questa è una controtendenza su tutti e due i settori. Non capitava da 25 anni. Anche in Sardegna gli infortuni sono aumentati del 5,3% rispetto al 2016, soprattutto nell'ambito del lavoro stagionale. Per la Sardegna, tradizionalmente, ed è confermato ancora, è soprattutto l'agricoltura che ha una situazione di obsolescenza notevole nel nostro territorio e poi le costruzioni o lavori stradali. In occasione della 67esima giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto un messaggio letto a Cagliari dal Presidente dell'ANMIL. Mi ha colpito quando ha detto è inconcepibile che ragazzi giovani si facciano male e muoiono sul lavoro. Basta un attimo, una frazione di secondo, che cambia la vita per sempre. L'aumento delle denunce per gli infortuni sul lavoro a livello nazionale come in Sardegna dimostra che il rispetto delle regole di sicurezza è necessario come non mai. Matteo, carpentiere trentenne di Guasila, dopo una caduta in un cantiere non può più deambulare in modo autonomo. Sono precipitato da un tetto e poi non mi ricordo più niente. Non c'è il rispetto delle regole perché sono prezzi tirati e quindi automaticamente tralasciano la sicurezza, perché se no non potrebbero né pagare i dipendenti e tutto il resto. La regola per andare avanti è non cedere, non lasciarsi andare, anche quando ci si trova a lottare contro i piccoli e grandi impedimenti di una burocrazia poco attenta. Emanuele, muratore, ha perso l'uso delle gambe dopo essere rimasto travolto dal crollo di un muro. Nonostante la regolarità della sua richiesta, ancora attende il parcheggio riservato davanti alla casa di Villa Speciosa.